Montana è chiamato Big Sky, grande cielo, per le sue montagne, la sua aria pura e i suoi immensi spazi. Ma il Montana è anche e soprattutto il paese dove vive la leggenda del grande West americano. Questo piccolo agglomerato di case in mezzo alla natura è il ranch della famiglia Stachi. Sono cowboy da generazioni e tutte le loro attività ruotano attorno all'allevamento di mucche e di tori. Travis ha 19 anni, l'ultima generazione. Lo scorso anno Travis ha deciso di interrompere gli studi per dedicarsi esclusivamente al ranch. Il nonno, Earl, è il capo incontestato della famiglia. Ogni giorno trasmette a Travis la sua esperienza e il suo legame ai valori tradizionali dei cowboy. I really love my life here. It's so much more freedom than those that would be in town. You can do a lot more things, I think. Get more experience, hands-on experience. Just growing up working, I think that's a good part. A lot of responsibility as you're growing up, which will prepare you for, you know, your future life. And I think it's just one of the best ways as you could grow up as a kid on the ranch. Nella vita di Travis, uno dei momenti più importanti dell'anno è il grande raduno del bestiame in autunno. Tutta la famiglia Stachi vi partecipa al gran completo. Durante l'estate il bestiame si disperde su migliaia di ettari. Quando arriva l'autunno, recuperarlo è un'operazione complessa, perché è difficile localizzare i vari capi. A questo scopo, Earl deve organizzare diversi gruppi. Make sure they go down that, yeah. Down to that corner. Cal, you and Renee, why don't you go on up above here, get everything and come out this way. And then when we get everything thrown together, Joe, you and Peyton and Roy go up high. Okay. All right. Are we going to bring that this right. You got any questions, Joe? Earl continua a utilizzare esclusivamente il cavallo per riunire le sue mandrie. I don't think I could be in the ranching business if I didn't have horses. It's so much easier to use horses, working cattle, doctoring, in a lot of this rough country. It's the only way to handle horses, and everyone on the ranch here feels the same way. And I think they're probably the one on a cow ranch. I think a horse is probably the most efficient tool you can have. Dopo il periodo estivo trascorso sui pascoli montani, gli 800 capi devono essere ricondotti nelle pianure vicine al ranch per essere venduti. Il raduno di tutto il bestiame si protrae per diversi giorni. Get out of here, bulls. Deer.
Travis galoppa avanti e indietro tutto il giorno per riunire le bestie. Il cavallo obbedisce ai suoi ordini e affronta senza paura i tori più recalcitranti. Intanto Earl controlla attentamente la mandria per assicurarsi che tutti i capi siano i loro. In caso contrario, Travis deve recuperare gli intrusi al lazzo. Per Travis, essere cowboy significa prima di tutto amare i cavalli. Probabilmente è per questo che vi dedica gran parte del suo tempo. Qualche secolo fa i cavalli selvaggi erano numerosi in Montana. Oggi sono addomesticati e questo posto rimane il paradiso incontestato dei cosiddetti quarter horse. Il nome deriva dalla capacità di questi cavalli di correre molto rapidamente sulla distanza breve, il quarto di miglio. Le loro doti di mobilità, potenza e docilità ne fanno dei compagni di lavoro ideali per i cowboy. Dopo averli recuperati tutti, si separano i vitelli dalle madri. I capi più giovani sono portati nel recinto per essere marchiati con il contrassegno del ranch Stucky. Ciò permette di identificare il bestiame e dà a Earl la possibilità di individuare i suoi capi l'autunno successivo. We generally get together with the neighbors. We'll go and help them brand. They come and help us brand. And it's a kind of a fun time of the year, and it kind of makes up for a lot of the hard work through the winter and the rest of the year. Travis ne approfitta per esercitarsi con il lazzo, un'attività che è fondamentale per lo svolgimento del suo lavoro. Now I've just found a game that I can play, and this is where the cowboy rides away. And my heart is sinking like the setting sun, setting on the things I wish I'd done. It's time to say goodbye to yesterday. And this is where the cowboy rides away. We've been in and out of love. Questa sera Earl e Glenna, sua moglie, hanno organizzato una piccola cena attorno al fuoco per terminare piacevolmente la giornata di lavoro. As the credits roll, a sad song starts to play. And this is where... Quest'anno l'inverno è arrivato in anticipo. Durante la notte la neve ha sorpreso gli abitanti del ranch. Nonostante il cattivo tempo, il bestiame deve essere recuperato ad ogni costo, poiché sulle montagne non c'è più cibo a sufficienza. Durante la colazione, Earl espone il suo piano. Repeat. We're gonna. What's going on today? When we get up to the Rhodes place, we want to take some LA 200. There's a sick calf up there. We'll be a little bit short-handed, so we're gonna go up and start gathering cattle. So I thought maybe you and Mick could go up Jefferson Creek, and Travis and I'd go up American Gulch. We'll get those cattle in the meadows. I thought I'd have Joe dig some post holes. Once in a while. Yeah. Yeah, well, I guess we'll go catch some horses and get going here. All right. Okay, get that shot. Come on, dogs. Don't forget to stop.
Questa mattina è necessario ferrare i cavalli con ferri speciali. Sono chiodati e adattati appositamente per la neve. È l'occasione per Earl di mostrare a Travis le particolarità della ferratura. I want to make sure that shoe set's on there and there's no rock in it, it's level. Get the shoe level and where I want it. Come out. Oh, son. You can kind of tell by the sound if your nail's going too deep. Oh, son. Did you make that clip out of this part of a washer or something? Yeah, we just cut out a little piece of iron, welded it there, and when you get it in place, I consider myself a cowboy for the 21st century. What it means to me, I guess, is just it's kind of like carrying on the tradition. You know, it's getting harder and harder for a ranch to keep going. It's been going for so long, I don't think you should die just because it's a new century. Durante l'inverno il lavoro è più faticoso, ma la neve può essere anche un alleato, perché permette di localizzare la mandria più facilmente grazie alle impronte. La complicità dei cavalli e dei cani è indispensabile per localizzare il bestiame. Questi cani sono dei border collie. Se sono ben addestrati, possono fare da soli il lavoro di parecchi cowboy. More it snows, the harder it is to get the work done. We have to put in more hours. I'd rather be in Florida sunbathing, but for about one day, probably. Yeah. We enjoy it. Otherwise, we wouldn't be doing it, I guess, because we work pretty cheap. Glenna, la nonna di Travis, è spesso l'unica a rimanere nel ranch. Si occupa della gestione della casa e degli animali. La famiglia possiede in tutto una trentina di cavalli, ma come vuole la regola, Glenna si occupa solo del suo. Come on. That is my horse. I just have one horse. Everyone has their own horses. And we do not trade around unless we absolutely have to. Everybody rides their own horse. And when I'm going, I have to be able to, I don't do as much as everybody else, but I still have to have a horse to ride when I go. And I like it. Our horses are so important. We use them all the time. We wouldn't be able to do our cow work if that's just the way we work cows is with horses. Dopo una dura giornata passata al freddo, un po' di divertimento. Questa sera la famiglia Stachi si reca al saloon, l'unico a decine di chilometri di distanza. Queste uscite costituiscono spesso il solo diversivo nella vita dei cowboy, che non lascia di solito molto spazio ai divertimenti. Anche al biliardo, Earl e Travis formano un'equipe collaudata.
Il giorno successivo, all'alba, Earle e Travis incontrano un compratore di bestiame. In autunno, una buona parte del bestiame viene venduto. Per Earle, queste trattative sono sempre difficili perché determinano la sopravvivenza del ranch e quindi della famiglia. Arrow 5. Time I got them up there, hauled them up there, and then put a 3% shrink on them. Would that be enough on them, Earl? Well, I give you 43 with a 3% shrink. Oh, I know I could have done a lot better than that. Well, I wish I could say it was going to be better than that. $709. No. Well, I don't know. I might check around a little bit. I think okay. I can get a little more than that out of them. Maybe I can't. Maybe I get less, but I don't. Earle ha ragione di aspettare. Qualche giorno dopo riuscirà a ottenere dallo stesso acquirente un prezzo migliore. Un'altra fase nell'addestramento di Travis è l'uso del hackamore. Si tratta di una briglia particolare che permette di addomesticare il cavallo con grande precisione e dolcezza. Show a little bit about hackamore. If you want to have a really a good horse, you have to take a lot of time with them, and you have to, and you should. My idea is to get them into a hackamore, and so I'm going to show you just a little bit my idea of what we need a lot of times when you're starting a colt. A couple things in mind at a time. Start easy, go slow. It takes a long time to make a really a good horse. And so, and then they should be ridden 3-4 times a week, if not every day. It's hard to teach a horse, but the thing that I want to impress is that if you've got to like a horse, if you want them to amount to anything and be a good horse. Yeah. How long do you usually, like when you're double reining like this, how long will you pack both? Don't be in a hurry to neck rein a horse when you get to when you're using a hackamore, and before you go to a spade bit or a bridle, you squaw rein them. You're using this rein, the direct rein, but you're pushing over with this one. La prima volta nella sua vita, Travis monta uno dei cavalli del nonno, un evento che testimonia la grande fiducia che Earle nutre nei suoi confronti. La loro complicità è profonda, anche se poco evidente. I cowboy non mettono in mostra i propri sentimenti. He knows probably more than I've ever known, but when it comes to horses, reining, and a lot of experience is what that he's had is what's made him as good as he is, and it'll be a long time, I think, before I can learn as much as he knows. My grandfather fascinates me. Va a fare una visita alla zia Sharon e allo zio Merle. Abitano in un ranch più a valle. Qui la neve non è ancora arrivata. Merle addomestica i cavalli. Fa parte della famosa scuola degli uomini che sussurrano ai cavalli, che ha reso famosi gli allevatori del Montana. Mentre in passato i cavalli venivano addomesticati in modo brutale, pratica che ha dato vita al rodeo,
Il sistema di Merle è basato sulla pazienza, sull'osservazione e sull'attenzione dedicata al cavallo. La preparazione dei puledri è più lunga che con il metodo tradizionale, ma in questo modo il cavallo diventa un prezioso alleato del cowboy. Growing up with a place with such family involvement, I got my uncle, a couple uncles that live close by, my grandfather, of course, my father. He just learned from everyone. You learn from your mistakes, you learn by falling off, I guess, to hang on better. Questo fine settimana Travis si reca a Billing. Più di 6 ore di strada sono necessarie per arrivare nella più grande città del Montana. È accompagnato da zia Sharon, da zio Merle, dai cugini e dai loro cavalli. Travis parteciperà alla finale del più grande concorso di lancio dell'azzo organizzato nella regione. Riunisce tutti i più bravi lanciatori di lazzo. 24 squadre, ciascuna costituita da 3 cavalieri, si affrontano nel recinto per cercare di bloccare un vitello nel più breve tempo possibile. È il cosiddetto roping. Sintetizza tutta l'abilità e il mito dei cowboy. Dopo diverse ore d'attesa, è finalmente il momento di Travis. Number 5. Purtroppo Travis è eliminato fin dal primo turno, probabilmente vittima dell'emozione. La delusione è forte. Una vittoria lo avrebbe innalzato al rango di un vero cowboy. I hope Travis will stay in the ranch in business, and he wants to learn and has learned a lot. Well, I think Travis is very capable, and I think that he, if he stays in the ranch and business, will make a good hand, a good cowboy, or a good rancher.